Allora, ci troviamo qui ad Ostia insieme per il ricordo alla lotta delle mafie, anche per sviluppare un qualcosa di diverso. Che cosa si sta sviluppando? Quello che il PD promette non fa, la famosa casa di vetro, le solite promesse del PD, noi invece lo faremo. Porteremo la legalità nelle istituzioni, che significa smetterla di fare affidamenti diretti, fare delle vere gare, portare una vera trasparenza, combattere il gioco d'azzardo, consentire ai cittadini di partecipare alla vita amministrativa e quindi fare in modo che un accesso agli atti sia un vero accesso agli atti e che quindi ai cittadini siano date le informazioni e i documenti sull'attività amministrativa. Quindi quello che loro dicono e come sempre non fanno, noi faremo. Paolo, ci puoi raccontare, dopo la spiegazione di Marcello, di che cosa tratta questo documento che è stato redatto e che si sta formando adesso? Certo, Marcello ha ben detto, questo è un impegno che prendiamo con i cittadini. Il Partito Democratico non è stato in grado di rappresentare la legalità, anzi forse ha fatto anche di peggio in questo municipio, il Presidente è stato arrestato, per cui noi oggi, come baluardo della legalità, ma penso in tutta Italia, non solo a Roma e per cui anche in questo municipio, ci prendiamo degli impegni con i cittadini che riguardano alcuni punti importanti, tra cui alle prossime elezioni quello di costituire un assessorato alla legalità, al bilancio e alla trasparenza, dopodiché prenderci in carico la trasparenza amministrativa del municipio che è mancata, e parlare di appalti pubblici e infiltrazioni della mafia in questi appalti, e fare in modo che i cittadini si riappropriano della vita amministrativa del territorio. Parliamo all'interno del documento comunque di legalità in funzione del gioco d'azzardo, per cui contrasto al gioco d'azzardo, i beni confiscati alla mafia per esempio vanno controllati, va visto a quale associazione vanno date, per cui dobbiamo garantire che questi beni siano a fini sociali. E in questo documento c'è tutto quello che il movimento rappresenta, ma soprattutto c'è il controllo dei cittadini che come sempre in questo territorio noi mettiamo in campo. I cittadini non solo ci controllano all'interno delle istituzioni, ma controllano dall'inizio, dall'origine, gli atti che noi facciamo, li facciamo insieme a loro. Lo puoi mostrare questo documento alla Camera? Sì, nel documento c'è una lettera iniziale comunque di impegno da parte nostra, firmata dal Movimento 5 Stelle, appunto si chiama Carta Municipale della Legalità, e all'interno parliamo degli organi istituzionali, appunto dell'assessorato di cui vi parlavo, la trasparenza amministrativa, per esempio il consiglio in streaming, abbiamo combattuto, non siamo riusciti perché loro non hanno voluto farlo, non solo il consiglio in streaming, ma le commissioni consigliari in streaming, l'abbiamo proposta ma loro non ci sono riusciti a farla questa cosa, ci siamo battuti all'interno comunque un potenziamento dell'URP, magari poter metterlo online in modo che i cittadini abbiano fruibili gli atti di cui hanno bisogno, sempre all'interno appalti e gare, per cui anche qui un controllo particolare dove prevediamo comunque proprio uno dei punti della delibera da sud, ovvero che il prefetto su certi appalti che abbiano una certa consistenza vada a controllare chi c'è dietro a questi appalti, è una clausola di recessione all'interno dei contratti che possa permettere al comune di avere comunque in qualsiasi momento di essere forte comunque in fase di ricorso, qualsiasi cosa comunque accada, perché comunque chi ha avuto l'appalto ha firmato un contratto. La gestione dei beni confiscati, come dicevo, per cui un controllo su questi, sulle assegnazioni dei beni confiscati, il contrasto al gioco d'azzardo, questo è un territorio che tutti i giorni ce ne accorgiamo, chiudono i fornai, chiudono le attività commerciali a condizione familiare, aprono negozi, attività di slot machine, di gioco d'azzardo. Contrasteremo questa cosa all'interno del municipio quando sarà il momento con il Comune di Roma insieme a Marcello. E l'informazione, per ultimo, l'informazione è importantissima, ovvero nelle scuole, andare nelle scuole con i bambini e spiegargli cos'è il gioco d'azzardo, e a cosa porta le ludopatie, e spiegargli quanto si possa combattere la mafia all'interno delle istituzioni insieme alla società. Insieme possiamo veramente fare qualcosa di forte su questo territorio per riconsegnare comunque ai cittadini una normalità, perché poi di normalità si tratta. Oggi loro la fanno sembrare come una cosa, la lotta alla mafia, la lotta al contrasto all'illegalità. Queste dovrebbero essere normalità in un territorio. Le amministrazioni dovrebbero farsi carico di questa normalità. L'onestà andrà di moda, il concetto non cambia. Quello che solo il Movimento 5 Stelle vorrà portare. Grazie. Ciao. Ciao.